Salve a tutti ragazzi, oggi vi voglio proporre un video diverso dal solito, in cui vedremo, come vedete dallo sfondo preparato da Banderas che in realtà è un designer, le 9 cose inutili che non sai. Se questi video vi piacciono vedrò di portarvene altri, e se proprio volete porto anche Gerry Scotti, anche se non credo perché è scotta. Allora voglio dire che queste cose le ho prese da un sito chiamato Bonsai TV e che alla fine metterò una cosa extra perché credo che non esista. Iniziamo subito col numero 9. Una presa allungabile. Ok, capisco che la casa è grande e che non si riesce a caricare il telefono dappertutto. Però a che cazzo serve? Fai prima a prendere una prolunga oppure ti siedi lì vicino. Non serve ad un cazzo. Numero 8. Questo forse può essere utile, un foro per appoggiare la mano sotto il cuscino. Ah. Ora dimmi una cosa, non voglio mantenere la mano perché me ne sbatto i cabasisi, cos'è il cuscino si piega? Sai a cosa serve? A cestinarlo come quella puttanella di Rosita che non fa manco un uovo. Gallina vecchia senza uova. Numero 7. Allora questo può servire alle mamme, un mini cassetto per mettere le cose che si tagliano. Questa la tolgo, suona male. Allora. Dimmi pigrizia over 9000. Non fai prima ad appoggiarle sopra ad un fazzoletto? Cazzo. Numero 6, ci avviciniamo ai numeri caldi. Un desktop a camera in modo che sembri tutto in 3D in camera. Madonna. Non serve ad un cazzo. La vedi questa TV? Te la sbatto in faccia, coglione. Numero 5, siamo quasi al podio, quasi. Dei cassetti nelle scale. E dimmi se devo prendere qualcosa, come faccio? Mi stendo come i militari. Madonna, passiamo avanti. Numero 4. Ok, lo so che i tuoi gatti sono degli acrobati, ma a che cazzo serve mettere dei tubi intorno ad un divano? Ti muore il gatto, cosa fai? Ci infili tuo figlio. Siamo al podio, gli ultimi 3. Questo sfondo non è completo, è questo che fa? Ci attacca degli occhi finti. La stupidaggine a livelli esagerati. Numero 2. Ora stiamo esagerando, l'immagine parla da sola, dimmi cosa c'hai nella scopa cemento che non la riesci a togliere a mano. Maria, io esco. Numero 1. Delle posate piccolissime. I tuoi figli sono dei cuochi? Dimmi a cosa servono. Li dai al cane? Se proprio vuoi usarle, mettitele nel culo. Ecco la cosa extra che, come dicevo prima, credo sia finta. Cos'è? Un hotel finto su un albero. Ora dimmi, primo, come fa a rimanere in alto, secondo chi cazzo ci veda dove entri? Beh ragazzi, siamo giunti al termine, passate dalla pagina Facebook in descrizione. Ciao a tutti!